Spruzzatori li ho già messi dentro? No, li avevo già tirati. Mattia, sei pronto per la sigla? Per la intro? Matteo, l'hai già sentita te la intro? La puoi sentire? Brava bam bam bam, ladies and gentlemen! Welcome to Italy! Varese, Cantello! Officine retifiche! Mattia Bosetti! Che cosa sei, Mattia? Giuseppe, quindi se cercate Mattia Bosetti non ti trovano. Sono pazzo. Minchia, guys. Giuseppe Bosetti, minchia, Giuseppe, vieni qua. Viene provato a saldare la TIG. Sì. Con l'alluminio. Che se l'alluminio lo saldi bene, dopo si andrà a saldare anche qualsiasi cosa. Drago, ora che diventi drago, figa, saldare è un'arte. Com'è la maschera che t'ho preso? Una figata, ci sta? Sì. Allora, tu hai provato sia quella lì da 400 euro che questa qua che t'ho preso io? Hai trovato differenze, non lo so, regolazioni? 400 passati euro è un altro professionismo. Ok. Molto più ferma. Ok, a parte il casco. Cioè il casco come struttura che è più rigida. Esatto. A parte quello, il vetro risponde bene? Sì. Perché quella è, come si chiama, fotosensibile? Sì. Che tipo, praticamente scurisce quando quando vede la luce. Com'è? Reattiva? Funziona bene? Viene a tenere il blocco. Che qua tagliamo. Dobbiamo ucciderci. Figa guys. Abbiamo qua un po' di degenera. Bambino. Del ragazzo con il gamma. Facciamo l'unboxing delle bronzine King. Vai, apri. King Racing. Ma è un'azienda che fa robe. Sono delle belle bronzine queste? Okay. Bronzine della Madonna? Sì, qua c'è tutta la specifica. Bronzine figa. Queste dovrebbe essere quelle di Biella. Unboxiamo anche queste. Queste sono quelle di Banco. Del chi? Quelle che sono nere. Proprio col trattamento superficiale di cui ti parlavo. Ascolta, l'albero lasciamolo così, dai. Ho già pensato anche a questo stanotte. Eh? Pensato anche a questo stanotte. Rimontiamo il tutto. Poi quando farò il grano. Vai a fare la spesa. Quando farò i soldi. Compri una GTR. Rifacciamo motore per fare altri video. Adesso che è con le bronzine possiamo far rettificare le bielle? Sì. Perché hai avuto bisogno delle bronzine? Perché bisogna chiudere la bronzina nella biella. Per poi dirgli che cosa? Per poi valutare come rettificare la biella. Se abbassare il cappello, dargli una pelatina così, cioè. Vuoi che ti prenda una biella? Vuoi vedere o. E tanto dopo dobbiamo tirarla dentro, tirarla nell'alloggiamento, quindi. Ottimo, la sua misura, perfetto. Ottimo Simo. Bronzine, testo, ok. Boh, faremo un premontaggio del banco. Dopo, sai cosa posso fare? Finita la lappatura, faccio una misurazione con la testa premontata, cioè daremo il tiro a chili alla testa, proprio la testa, nuda. La proviamo a montare, così almeno vediamo se effettivamente avviene dell'ovalizzazione o viene la deformazione del cilindro. Ok. Hai capito? Qual è il discorso di quel commento che aveva fatto che la lappatura che hai fatto non va bene? Chi ti ricordi? Che ti ha detto, mandato un messaggio, una foto di quel commento là. Non mi ricordo. La vado a riprendere. Ah sì, quel commento lì che. Aspetta. Finte teste. Senza finte teste. Allora, sono sbagliate. Aspetta. Non è la finta testa. Bisogna fare la dima. Le teste sul banco. Esatto. Ciò cambiano tutte le misure. Ho capito, ma non abbia. Male. Non abbiamo, allora è un fraintendimento, Simo. Stiamo lavorando su un cilindro praticamente di serie. Mm. Avevi problemi che consumava olio? No. Avevi problema che batteva, che scampanava? No. Io ho rilevato le misure, cioè fisicamente, con via tutto. Siamo nel range della tolleranza, quindi se funzionava prima, funziona anche ora. Perché non abbiamo toccato niente. Ma centesimi c'è proprio da tirar via poco niente, sì. Capito? Cioè poi monti un pistone con riporto graffitato, la misura cambia. Tommy ci ha dato la tolleranza giusta che va dato questo pistone qua, ok? Mm-hmm. Già col suo pistone, mi ha detto, la lappatura cosa ti aveva detto? Falla leggerissima. Sì. Il discorso era che dovevamo mettere le dime se andavamo a rettificare, quello sì. Se rettificavo con utensile poi andavo a finire. Qua non è semplicemente la spazzola va ad adattarsi direttamente al cilindro lei, capito? Così com'è te lo graffia e basta. Sì. Gli toglie la rugosità, gli ridà un pelino di rugosità, l'incrocio giusto che ha bisogno il segmento per trattenere l'olio, hai capito? Sulla figa guys.
No, no, di non preoccupare, cioè grazie per l'avvertimento, ma bella, un bel commento. Figa guys. Sì, no, il... Tipo che ti ha scritto? Sì. Vuol dire che ne sa? Sì. Non è stupido, no, bello. Non è un commento stupido? No, assolutamente. No, le misure le ho fatte giù, cioè mi sono sentito di farle così perché ho fatto un controllo veloce, ecco. Ti ripeto, se facciamo il controllo e vedevamo già che c'era un problema che dovevamo rettificare, allora lì andavamo a costruire le dime vere e proprie. Maschera della guarnizione, sì. Fatto con lo spessore più presso poco con l'altezza della testa, non della testa, del dove va ad accoppiare testa monoblocco il bullone, quindi non sarà tutta la testa totale ma da dove fa battuta il bullone, capito? Alluminio in alluminio, che poi è una torsione, capito? È tutta un'altra torsione quando... Quello succede tante volte quando il piano, secondo me, io ho provato parecchie volte prima di averlo spianato e dopo averlo spianato, perché comunque prima di spianarlo i monoblocchi, che siano semi monoblocchi, che siano monoblocchi in lisa, prima di spianarli loro, siccome hanno avuto una vita, ok, dilatazioni termiche, tutto, non avrei mai la misura spaccate sui piani, intendo, perché automaticamente già la testa automaticamente che la metti in moto non è più dritta, perché comunque lei allunga, distende, fa questo movimento qua, hai capito? Quando bruciano le guarnizioni non bruciano perché comunque c'è un aumentato la tolleranza di allungamento dell'alluminio e va come a sfregare. E la rovina. Perché comunque perde il tiro. Se surriscalda una macchina è diversa la temperatura d'esercizio, vai oltre i 90 gradi, capito? È lì il gioco. Sgabello! Sgabello! La pattura degli altri due cilindri, cilindro 2 e 4. Attenzione, vado a prendere una luce. Due luci. Figa guys! A che puntata sei della soap opera qua? Questa di preciso non lo so, però siamo arrivati alla 25esima puntata e devo montare i video di oggi. Pure. Quindi non so, arriveremo alla... Ma non è che mi filmi anche di notte, te, Dio, quando dormo? Arriveremo alla 30esima, boh. Non è che mi filmi anche di notte, cazzo. Salute. Corona. Ho infettato i guy. Avrò mica infettato i guys. No, iniziamo il chat. Bello, minchia. Ne vuoi una così? Mi sa di sì. Simo. Mi porti qua i pistoni, la scatola? Il boy da Piacenza. Comunque è una macchina da pista quella. Là se siamo a zero, ok? La misura che ci ha richiesto, che ci ha consigliato Tommy, ok? Sulla rotazione del pistone siamo grossi un centesimo, quindi vuol dire che abbiamo un'ovalizzazione di un centesimo, ok? Tiriamo via quel centesimo? No, basta, finito. L'ovalizzazione del centesimo la tieni perché è un'usura. Ok. È un... Quindi quello non va fatto. Ed è il quarto? No, l'ho fatto. Ah, l'hai fatto? Sì, l'ho fatto. A posto. L'ho fatto. Ti darei una passatina ancora, ma... Sì. Quello che numero è che c'è scritto? Guarda. Questo è il 2. Ok. Diamo una passatina giusto da... Poi il quarto era quello che era già preciso, di suo, vediamo. Sì, che era quello martoriato, diciamo. Ma quello col pistone rotto che però era il cilindro più bello. Esatto. Fabrizio. Fabrizio! Vieni qua! Stai vedendo i video che sto facendo a Mattia? Ma che cazzo vuoi che veda? Fabrizio vede la figa e basta. Il motore del Subaru, vedi che là ci sono gli altri due. È il boxer. Vedi, fianco ce n'è ancora. Vedi lì dov'è Fabrizio? Sì. Il motore del Subaru. Usa questo, eh? Dopo veniamo a provarla giù sotto da te. Sei il grande fratello. Beh, a posto Mandi, allora. Sì. Allora, beh, radiatore. Allora, poi è nato un problema. Cosa è successo? Che non fornivano più pezzi e landini, fornivano tutto il blocco completo. Tutto il cruscotto. 1100, 1200, qualcosa più IVA. Campitraturfo prima. Me l'hanno costruito nuovo. Il radiatore vecchio lì, lo vedi da dove perde. E adesso fa la condensa e va tutta per terra. Sono sicuro che condensa. No, tranquillo, aspetta.
E come mai non hai dei tubetti? Stamattina era in giro un po'. Le chiavi sono dentro. Andrò a prenderle. Landini. Sì. E tu il trattore? Sì, sì. Cos'è che aveva? Condizionatore che non andava più. No, non guarda, ci sono le chiavi. Sono lì in giro le chiavi. Vado a prenderle un fatto. No, non ci sono, Mattia. Vado un salto a prenderle. Condizionatore che perdeva. Dopo però devi andare su Simon Silver Motocross a vedere i video, eh. Veramente ho messo dentro. Dai, dopo guardiamo. Adesso speriamo che vada. Di ma che anno è? Questo mezzo? No, questo qua, caspita. Ormai ho 7-8 anni, ce li ha. 7-8? Non di più. Cosa fai tu? Campi, cosa fai? Sì, sì. Coltivi, allora, c'è una fattoria. Anche le bestie, sì, io so che le bestie. Allora, non c'è sulla data. Che trattore hai, questo o negli altri? Sì, ne ho altri 7. Che marche sono? John Deere? No, John Deere no. Non ti piacciono? Costa troppo. Costa troppo. Sì. Case anche? Costa tanto anche lui. Sono tutti americani quelli, sì. Eh? C'è un altro Landini come questo, 150 cavalli. Poi Kubota 140, poi Fiat, tre Fiat vecchi, Same. Ma questo è quello che è qua per noi, è la misura giusta, come dimensioni. Ah, per i lavori che devi fare. Sì, come dimensioni. Questo fa tutto. Fa il lavoro abbastanza pesante, anche quello che una via di mezzo, ecco, è tutto a fare. Sì, bravo. Che cilindrate sono questi? No, questo sono 4000. 4000 gli altri? Gli altri 8. Oh, ah, gli altri che hai sono più grossi? No, gli altri, quelli 150 Ah, tipo John Deere Case sì. Sono... No, dipende quanti cavalli hai. Dipende quanti cavalli hai. Dipende da due cavalli. Piglia il trattore. Sì, e gas che trovano anche i trattori. Ma sempre fatto i trattori. La mia Lamborghini non mai... Con Lamborghini, io ho uno del doppio di questo. Il mio Lamborghini 170 cavalli. Sto provando il clima. Bravo. Prenda più di una macchina. Allora. Senti dentro che ci sono i pinguini. Ma loro ormai sono. Allora. Una volta usavano il trattore senza cabina. Lui magari ha fatto in tempo a usarlo, sicuramente. Ma senza magari. Cosa? Senza magari, anche senza patente l'avrà usato. Certo. Cosa? Trattori senza cabina. Senza cabina? Senza a quelli aperti? Ecco, abituati con quelli, adesso non possono fare a meno dell'aria condizionata perché c'ha le cabine chiuse. Sì. È un'autovettura il trattore. Sì, oggi. Sì, sì. Anzi, è più di un'autovettura. Di lì quelli là nel pavese, sì. Nelle pianure giù di però là. Però c'è anche da dire che nella macchina tieni sui vetri. Minchia qua non qua c'è vetro che tiri giù qua muore. No, li apri ma non ti entrare. Poi questo è sotto tutto l'olio, sotto l'olio idraulico, sto culo che che pompa. Dopo 8 ore che va, che pompa calore. Ti va bere caffè? Questo io non butterei via, No, non ci sto. Ah, quello lì è il radiatore. È il radiatore quello che si è rotto? Ah, per quello non funzionava l'aria condizionata. Mi continuava. Non è che continuava, perché poi l'ultima volta. Bene o male, non lo so perché c'era dentro forse il trecciante che ne ha perso meno, hai capito? Però ha smesso di andare lo stesso. Che roba è? Porco cane. Che roba è? Se ti avete un bigoliscino. Sì, Dani, che sta quasi da film in porno. Ma il problema è che dovevo trovare le facce così. Dove lo cacci? Dove lo cacci? Cristo. Cazzo, ma lui è come Frank Coppola, dire sempre giù a registrare, a fotografire. Sì, che schiena in cinese, venu male. Ascolta un po'. Dai, fammi vedere. Da, ascolta, siccome che questo va tirato fuori lo spillo prima di tutto. Lo spillo non ce la fai a tirarlo fuori, perché è conico, Sì, ma qua me lo mettete nuovo quel pezzo qua. Sì, certo, lo comando nuovo. Bisogna tirarlo fuori per forza, Claudio, perché... Lo so, ma è conico, come fai a tirarlo fuori? Bisogna spaccarlo. O spaccarlo o trapanarlo, esatto. Perché è dentro è piccolissima. È conico, ascoltami quello che ti dico. Mm-hmm. Dentro è conico con dentro un forino dentro e uno laterale, perché polverizza la benzina praticamente, no? Capito? Con dentro la molletta che fa che va avanti e indietro, no? Questo pezzo qua lo mettete nuovo comunque. Sì. Cioè, e manca il dato che ce l'ho io dentro la vaschetta, è un 50. Adesso devo telefonare anche a quelli da trovarlo, anche che sarà mia anche tanto appunto. Questo qua è un MD. Prima è venuto un Lotus. Guarda qua, 28 S, cosa qua? 2000 euro non basta a comprare. Elise. E L 1 ma per uno, uno, uno S. No, devo cazzo arriva. Sta che italiano. Ma allora, se io riesco a tirare fuori il bullone, 1 1 1
Eh sì. Se costa 2000 euro costa. Mi ha fatto un video. Ascolta. Fermati. Allora, adesso prendo le due ganasce d'alluminio. Lo franco su sulle ganasce d'alluminio qua che è in rotondo, ok? E pian pianino comincio a scarpellarlo. Esatto, a scarpellarlo pian pianino. Cominciamo se, a spaccarlo. No, sai cosa c'è? Che se riusciamo. È avvitato quello lì. È avvitato, certo. Se riesco a infilare. Ma è avvitato. È bronzo. Non è avvitato con le chiavi. Se io riesco a scavare. Io che ho un bronzo, è vero, è ottone. Ottone. Che poi dopo nei commenti. Ottone del Giappone. Che si chiama anche ottone. Che era l'oro. È l'oro. Le due ganasce d'alluminio, dai. No, le ragazze le ho buttate io nel cassone dell'alluminio. Ma come le hai buttate neanche? Non lo sapevo. Anticamente metti sul trappone ancora. Hai visto? Fagli vedere che ho saldato un po'. Allora, fammi vedere. Guarda cosa ho saldato ieri. Ascolta, intanto che voi guarda, fate se non qua, vieni là a prendere le bobine d'alluminio, dopo le butto via tutte, così almeno. Ah, ti stai allenando col tigre? Sì. Guarda che c'è già pronto il camioncino. Ecco, ho penetrato poco qua, insomma. Perché se te riesci a fare le cose giuste, poi tutta quella porosità che vedi sotto i cini le chiudi tutti con quello. Sì. Perché devi prenderci una bella manina, perché cioè, ma la camolatura. Guarda che la camolatura la tira via, che salda e spiana. Guarda, esatto, dove la riempi tutto. Oh, ho parlato di italiano. Guarda dove tu. Ma non è imparato, che... Perché entra la cannone? Il fratello, ascolta, cioè, dopo, qualche spessore ho. Sì, 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 no, chiaro. Ciao, cioè, e abbiamo due ganasce. Simo, va che è finito Subaru, finito. Oggi. No, guarda. È finito il cinema. No, diglielo loro che ascolta, devono pagare. Ascolta, ma che uno con la cena presa, calato che è in confusione tutti quanti. Allora, sì, tu. Se qua sei a curarlo. Allora, mattina mi serve il. Cosa dobbiamo fare? Cosa facciamo oggi? Il mio Subaru è andato a puttane. Oggi Subaru buttalo via. Buttalo via. Perché è già giapponese, che poi io ce l'ho Toyota. Carburatore di un Guzzi di che anno? 29. Dello Sport 15. No? Del Norgio. È di originale questo, è del 29 pure il carburatore. Ne sarà 30, non ho l'idea. Ma se me lo picchi giù. Lo stai facendo? No, devi picchiarlo per poi. Stai calmo, non vi agitate prima dell'uso, per madonna. Per dargli la sede per il trappo, no? Immagino. Eh sì, lo sto centrando. Poi dico cazzate, non so. No, no, è giusto, Simo. Non dir cazzate, Zoa che è andato per l'altro, a dir cazzate. Hai visto i nuovi cerchi del Subaru? Sì. Mette sull'1,5 per non sbagliare. Le dici io. Simo, mi dai una luce, per favore? Una delle 5, quella 1, la 4, la 1, la 5, la 3. Qual è che volete di numero voi? Porta... 69. Posso dire che sì, 69, fino a un'officina meccanica, più la tua. Va bene così? Mm-hmm. Minchia, pregio, ne vuoi un'altra? Siamo double light. Io ho preso 4. E più carica batterie con le USB, ma chi sei? Ma dai, ma già solo che lo vedi una volta che dici, ma dov'è la luce? Dov'è la luce? No, e già ti girano le luci. Dai, dai. Per il tempo che hai perso per trovare una lampada due volte, quindi ci ho comprate 5. Illuminazione al giorno. E gli stati muti. Vuoi fare la telecronaca? Che si appresta a tirare via la vite in ottone. Cosa ha avuto con la vite in ottone lì? Si sarà spaccata, sì, non presumo. Devi mantenere il filetto però, cioè tu quindi la stai alleggerendo all'interno. Sì. Per poi cercare di svitarla. Cercare di svitarla, sì. Perché si è rotta la testa, tipo. Uh-huh. Attenzione! Attenzione! Serve un po' di WD-40? Mi sa di sì. Come mai si è rotta quella testa lì? Perché l'hanno tirato come un asino. Perché quelli lì si appoggiano con le dita e poi proprio con un tac. Tac! Figa, guys! Ecco, perfetto, vedi? Attenzione! Sì, è un emulsionatore. Gioco da ragazzi per Mattia Bosetti! Eh sì, questo qua non è... Sì, buona. Adesso non ci resta altro che tornare a Subaru. Allora, abbiamo salvato 2000 euro il carburatore, okay. Con il nostro conto quanto sarà? 1500. Ah, ok.
Sì, però poi c'è dentro anche tutto il mestiere qua, da calcolare. Minchia, oh, non far vedere le bruci. Fate 1950 perché così il carburatore costa 50 euro di differenza. Però con le spedizioni si arriva ancora i 7 euro. Vuoi soffiare? Sì, vuoi farlo un po' di ultrasuoni? Io l'ho lavato tutto con l'acido e basta, finché mai. L'unica cosa che volevo dare una soffiatina per tirare fra un po' di maglietta. Vai là nel... Spegniamo le luci. Le metto in carica. Torniamo alla fare. Questo è il cazzo di chiusi del porto di... Ma culo, esatto, perché questi qua sa cosa fa? Perché quando io gli dico no, non prendo. Pizza da parte. Cioè. Sì, no, gli ho detto non prendo perché è un messo insieme. La qui. Moto? No, esatto. Ah. E allora lui, no, qua su e giù, ma io gli ho detto perché c'ha il motore che è dello Sport 15 e quella lì aveva sul motore 14. Carburatore è RD28 e portava il 25, neanche il carburatore, cioè tutto è un... Vabbè, in 100 anni di gabole ne avrò fatte per sistemarlo. Torniamo? Torniamo all'opera, alla lappatura del Subaru IG25! L'armonia della lappatura che sale e scende e non fa niente. Sale e non fa male. Yeah, guys! Ma quell'olio della lappatura lì c'è tipo un imbuto che lo recupera, lo filtra, lo ributta su? Okay. Controllo con alesometro! Figa guys! Alesametro! Non imparerò mai, lo scrivo alla lavagna. Di un centesimo ragazzi un centesimo di euro. Cilindro numero 4. Bellissimo. Gli ho fatto il numero 4. 2, giusto? Non è il 4. No, numero 2. 2, gli ho fatto il 2. Numero 2. Provi le fasce. Sei capace di andarmi a prendere lo spessimetro, Marchino, sul banco? È lì dal banco, da qualche parte. Io vado a prendermi la sedia e il mio garzoncino, lui. Trovato, Marchino. Prendimi il 0,25. Ti insegno, Marchino. Sì, ma non li vedo bene. Ma niente. Così insegniamo anche i boys. Quindi, uno. I primi sono i più corti. 20, 25. Ok? È ovvio che se vai in fondo vedi il 95. E i numeri grandi. Allora proviamo il 25. Se va dentro il 25 siamo a cavallo, Ok, perfetto. Il 25 è perfetto, entra. 25 è duro. Secondo me può andare, Simo. Sì. Il 30 entra, vedi, entra duro. Va benissimo, dai. Duro, vedi che lo sposta. 25. Perfetto. Gli altri li fai 25 anche gli altri. Eh sì, man mano che io faccio la lappatura. Ogni cilindro sto dando il pistone, capito? Ok, Simo? Sì. Anche il cilindro 2 a posto. Quindi così gli darei una ripassatina a quello lì. Non essendo andato a lavorare con l'utensile, è inutile fare quel discorso lì con le dime, capito? Noi siamo andati a pulire appena l'originale. Vediamoci. Lo standard, io con la misura che ho rilevato, che gli ho detto a Tommy, mi ha detto mettili dentro così. Quello con la Lotus poi è andato. È stato qua anche a mangiare. Qual era meglio secondo te? Quella della Lotus, quella rossa del Carlo, mi sembra, o quella lì? Quella del Carlo, bellissima quella del Carlo. Vero o no, Simo? Quella rossa, sì. Sì, quella del Carlo, vabbè, nuova, ultimo modello. Che vedere lavorare la Sunnen con la pietra Sunnen è proprio spettacolare, Dio buono. Nell'incrocio, un pelino corto come incrocio, però non posso andare di più perché dovrei accorciare la pietra, però peccato, capito? No, perché son basso come cilindro, ho una corsa molto bassa, capito? Dovrei avere la pietra più corta per permettere di fare più evoluzione, capito? Quindi farebbe più il crocio più ampio. Sì. Così sono un pelino più stretto, ma non mi interessa, Simo. Una volta che gli dai la rigatura, che segmento autoadatta, capito? Fa autoadattamento subito, no? Quindi anche se sei un pelino più largo, di tolleranza, il segmento va a lavorare subito. Rifacciamo... Quanto avranno le pinze di distanza tra la razza del cerchio? Tanto no, mica c'è... Almeno 5 mm. Sì, tutti. Io direi ferma. Fratello. Figa guys. Quindi, questo l'abbiamo fatto, ora... Niente. Cosa niente che facciamo? Le valvole? La spianatina non gliela diamo poi alla fine. Fino a voi finire le valvole? Che ore sono? 4. Basta? E basta. Video.
Basta. Il video basta. Chiudi. Salutiamo. Figa guys, ai prossimi video, Mattia non c'ha più voglia. È figa. Cazzo. Rotto il cazzo, sei mussito. Andiamo a farli vedere a Marchino. Ciao boys! Ciao boys. Andiamo a farli vedere a Marchino di là. Come stai? Ah, sì, bello.